vent'anni dal delitto si è fatta piena luce sull'omicidio di Gennaro Ventura, il fotografo di Lamezia Terme scomparso nel nulla il 16 dicembre del 1996 e i cui resti furono ritrovati nel 2008 in un casolare abbandonato nelle campagne della Piana Lametina. Ventura fu attirato in una trappola con la scusa di un appuntamento di lavoro e ucciso con un colpo di pistola alla fronte da Gennaro Pulice, uno dei killer di punta delle cosche di Lamezia, poi diventato collaboratore di giustizia, il quale si è autoaccusato del delitto e ne ha svelato agli inquirenti dettagli e retroscena. Informazioni che hanno consentito alla squadra mobile della polizia, guidata dal dirigente Nino De Santis, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, di arrestare, quale mandante dell'omicidio, il 50enne Domenico Cannizzaro, esponente della consorteria Cannizzaro da Ponte Jannazzo. La ricostruzione degli investigatori della squadra mobile di Catanzaro e del commissariato di polizia di Lamezia Terme, sotto la direzione del procuratore aggiunto antimafia Giovanni Bombardieri e del sostituto Elio Romano, ha consentito di chiarire che l'omicidio venne deciso e programmato da Cannizzaro per vendetta, in quanto Ventura, che alcuni anni prima aveva prestato servizio nei carabinieri, aveva contribuito all'arresto e alla conseguente condanna di un parente di Cannizzaro, responsabile di una rapina a Tivoli, durante la quale era stato sottratto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Un episodio che decretò la condanna a morte di Ventura, colpevole soltanto, hanno spiegato gli inquirenti, di avere fatto il proprio dovere. Inutili gli appelli dei familiari alla trasmissione Chi l'ha visto, il corpo del fotografo venne ritrovato 12 anni dopo, nel 2008, perché una signora che stava per acquistare il casolare decise di far fare un sopralluogo. L'identità venne confermata dall'esame del DNA, anche se per gli inquirenti da subito non ci fu alcun dubbio. Accanto ai resti del fotografo, occultati in una vasca per la fermentazione del mosto, vennero ritrovate le sue macchine fotografiche, una catenina, un anello, il suo telefono cellulare. Da lì la riapertura delle indagini che hanno consentito alla polizia e alla procura distrettuale antimafia di arrivare ad una piena risoluzione del caso.